Un saluto da Ivan di PacoDigit. Dopo un periodo di pausa dovuto alle ferie estive, ricominciamo con le nostre videoprove. Lo facciamo con un prodotto ancora molto attuale e molto recente. Stiamo parlando di LG 4XHD o 4x HD, come preferite. Un telefono che ha nel nome la sintesi delle sue caratteristiche tecniche principali, dove per 4X stiamo a significare la presenza di un processore quad core, un processore con un pedigree notevole. Stiamo parlando del Tegra 3 di Nvidia, quindi un processore veramente importante, e HD sta a significare la risoluzione del display. Vediamo in maniera un po' più approfondita questo telefono. La parte estetica a me piace tantissimo, richiama molto la serie L di LG, forse con degli spigoli un pochino più aggraziati, ma che trovo veramente molto bella. La parte frontale prevede la presenza di un display con una diagonale piuttosto generosa, 4,7 pollici, con appunto risoluzione 1280x720 punti, quindi siamo al HD. Abbiamo nella parte superiore una videocamera frontale, capsula auricolare, sensori di luminosità e di prossimità. Nella parte bassa non abbiamo nessun tasto fisico, ma abbiamo tre tasti a sfioramento, una caratteristica oramai abbastanza comune nei telefoni che nascono con Android 4.0. Ci basterà avvicinare il dito e vedremo comparire la casettina, il tasto home di Android, che se lungamente premuto ci permetterà anche di accedere al multitasking. Abbiamo il tasto di menu che se lungamente premuto in questo caso ci permetterà anche di accedere al programma di ricerca di Google e il tasto di ritorno. Nella parte destra troviamo niente se non questi due particolari cromati. Nella parte bassa abbiamo la presa micro USB, il microfono principale e questo piccolo incavo che ci permette di aprire il cover posteriore. Nella parte sinistra tasto per il controllo del volume, parte superiore con tasto di accensione e il jack per le cuffie. È presente anche il secondo microfono per la soppressione di rumori ambientali. Parte posteriore, fotocamera da 8 megapixel con possibilità di girare video Full HD, quindi a 1080 punti. Abbiamo un flash LED, altoparlante di sistema. Il cover è un cover in materiale plastico, ma con una lavorazione molto particolare, sembra quasi un tessuto, molto bella esteticamente, anche se personalmente la preferisco sul nero, quindi un po' più scura, e aiuta anche molto a tenere correttamente il telefono. Io direi che anche uno degli aspetti molto caratteristici di questo telefono è una cura quasi maniacale alla finitura, agli aspetti estetici. I materiali sono dei materiali plastici, però molto ben assemblati. Il telefono non ha nessun scricchiolio, è molto sottile, siamo sotto i 9 mm di spessore e si vede, appunto, come dicevo, una cura per cercare di renderlo il più gradevole possibile con questi giochi di parti cromate completamente lisce mescolate con queste parti ruvide. Devo dire che è un telefono che a me è piaciuto anche molto da un punto di vista estetico. Prima, guardando il cover posteriore, ho dimenticato di dire che sotto al cover troviamo naturalmente il vano batteria, la batteria è una batteria al litio da 2150 mAh. Troveremo anche lo slot per la SIM card, una SIM card di dimensioni convenzionali, lo slot per la micro SD. Visto che parliamo di memoria, facciamo anche un rapido excursus per quanto riguarda le caratteristiche tecniche principali. Come dicevo, processore quad core è un Tegra 3 con clock da 1,5 GHz, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interni che possono essere espansi con una scheda micro SD.
Il processore Nvidia Tegra 3 è un processore che si è affermato, lo abbiamo visto anche su alcune prove pubblicate sul nostro blog, che si caratterizza per delle notevoli prestazioni grafiche. Non sfugge neanche in questo caso a questo livello elevato di prestazioni. Il telefono è estremamente reattivo, qualsiasi cosa gli facciamo fare è molto gradevole. L'interfaccia è quella a cui siamo abituati sia per Android che per chi usa i telefoni LG. Diciamo che l'interfaccia ormai è un'interfaccia comune a quasi tutti i dispositivi Android, con una personalizzazione più che altro grafica del sistema. Potremmo quindi cambiare gli sfondi, i temi, potremmo aggiungere widget, collegamenti e rendere il telefono esattamente una sorta di abito su misura, cioè confacente alle nostre esigenze. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, vediamo un secondo il telefono. Il telefono è una cosa che mi è piaciuta particolarmente. Un telefono con delle buonissime qualità sia di trasmissione e ricezione del segnale, ma soprattutto per quanto riguarda la capsula auricolare. Volume piuttosto alto e piuttosto pulita, i suoni che vengono emessi sono molto puliti, quindi è molto gradevole da usare proprio come telefono convenzionale. L'interfaccia telefonica è una normale 9 tasti dotata di ricerca intelligente, elenco chiamate, rubrica e la cartella per i preferiti. Ecco adesso, una cosa che mi interessa dire, che invece mi è piaciuta meno, sono i tasti a sfioramento. Vero è che è una caratteristica comune dei terminali Android con 4.0, ma non mi piace particolarmente su questo telefono meno di altri. Mi capita con una certa frequenza di non prendere al primo colpo il tasto che stavo cercando. Forse non è solo per LG il problema, forse l'idea di avere dei tasti fisici, di ritornare ad avere dei tasti fisici, non sarebbe poi un'idea così insana. Vediamo un secondo il browser. Il browser è il browser stock di Android 4.0, che in questo caso funziona abbastanza bene. Mi sembra questa release mi pare aver superato alcuni singhiozzi che c'erano stati con alcuni dispositivi Tegra 3. Il browser funziona piuttosto bene nel caricare la pagina, nel fare il render. Non mi pare che ci siano grosse incertezze neanche per quanto riguarda il pinch to zoom. Forse sì, c'è qualche microscopico ritardo, ma non mi pare niente di veramente trascendentale o da dover segnalare come difetto. C'è pieno supporto naturalmente ancora al flash player, anche se a breve dovrebbe scomparire dal browser di Android per essere sostituito da tecnologie alternative. Possibilità di impostare la modalità desktop per presentarsi alla rete come se stessimo navigando da un computer. Per quanto riguarda la cartella applicazioni, abbiamo questa cartella con scorrimento laterale. C'è qualche aggiunta da parte di LG, un programmino per prendere degli appunti, la galleria che è stata leggermente modificata nella grafica, qualche programma di condivisione dei contenuti multimediali, controllo remoto del telefono, ma sostanzialmente il telefono è dotato dei software canonici di Android. Da segnalare la presenza, prima ho dimenticato di dirlo, anche del modulo NFC, quindi il telefono potrà dialogare con altri dispositivi che supportano questo tipo di tecnologia. Una cosa sulla quale voglio spendere qualche parola è la fotocamera. La fotocamera, come dicevo prima, è una fotocamera con delle prestazioni piuttosto valide, considerando che abbiamo a che fare con un telefono cellulare. Una 8 megapixel con un discreto livello di definizione, sono molto validi anche i video a 1080 punti. Ma ci sono alcuni valori aggiunti nella fotocamera che vorrei vedere un pochino meglio. Premendo su questo tasto, il telefono ci proporrà
alcune alternative. Possiamo scattare in maniera normale in HDR, in HDR così non perdiamo tempo, il telefono effettuerà un'espansione della gamma dinamica dei colori, quindi avremo un innalzamento dei contrasti, una cosa abbastanza conosciuta. Ed indicasi per il panorama, il telefono unirà delle immagini scattate in orizzontale, proponendoci un'immagine schiacciata ma molto larga per consentirci di vedere bene immagini panoramiche. Mi voglio fermare invece sugli aspetti dello scatto continuo, che troviamo in due diverse posizioni del telefono. Una è questa, che è scatti continui. Noi premeremo il nostro tasto di scatto della fotocamera, che può essere o questo qui virtuale o il tasto di controllo del volume del telefono. Questa è una cosa che trovo molto comoda, sia perché è un tasto fisico, sia perché ruotando il telefono lo possiamo usare indistintamente sia con la mano sinistra, quindi faremo contenti per una volta anche i mancini, che con il tasto, con il telefono rivolto verso l'altro, lo useremo con la mano destra. E lo scatto continuo è questo. La velocità di scatto, come si può sentire, è notevole. Vado a orecchio perché non ho modo di fare delle misurazioni scientifiche precise. Secondo me siamo intorno ai 5 scatti al secondo, forse anche qualche cosa in più. Questa cosa ci permette di catturare naturalmente degli istanti particolari, cioè non so, delle espressioni di un volto, un avvenimento sportivo, la corsa di un bambino, qualcosa di particolare. Però qui subentra un piccolo difetto. Per scattare a questa frequenza di immagini, il telefono abbassa in maniera drammatica la risoluzione dell'immagine, che passa da 8 megapixel a VGA, quindi 640x480. È una risoluzione che, anche per me che non sono per niente amante della corsa al megapixel, è insufficiente per stampare anche un'immagine normale da 10x15. Poi nessuno ci impedirà di farlo, ma è probabile che la qualità dell'immagine non sia proprio il massimo. Cosa diversa invece ci capita se impostiamo la macchina su normale. Direi che qui abbiamo una funzione che è più utile e mi riferisco sempre allo scatto continuo. Facciamo la messa a fuoco e teniamo premuto il tasto di scatto. Adesso sta finendo la batteria e il telefono ce lo sta indicando. Riproviamo un attimo. Ecco, adesso mi fermo perché il telefono ha la batteria un po' scarica e si vede che sta rallentando un pochino le prestazioni. Lo scatto continuo in questo caso avviene con risoluzione piena, quindi il telefono scatta a 8 megapixel. Come si può sentire all'orecchio, la velocità di scatto è nettamente più bassa rispetto alla modalità di scatto continuo. Però anche qui vado a sensazione, secondo me siamo oltre due scatti al secondo, forse possiamo arrivare a tre. E il fatto di scattare a piena risoluzione ci permetterà poi di utilizzare le immagini in maniera normale. Avremo un'immagine da 8 megapixel che potremo stampare così com'è, cropparla. Quindi direi che forse è più utile questa funzione di scatto continuo, tenendo premuto semplicemente il tasto di scatto, che questa funzione incorporata di scatto continuo. È una cosa che a me piace molto sia nelle macchine fotografiche convenzionali e mi fa piacere trovarla così ben funzionante anche su un telefono. Bene. Cosa possiamo dire di questo LG? Io direi che lo promuoverei a pieni voti per alcune cose. Hardware di tutto rispetto, siamo a livello dei migliori concorrenti. In questi giorni si è tenuto l'IFA a Berlino, abbiamo visto già dei terminali con 2 giga di memoria RAM che hanno spostato un po' più in alto l'asticella delle caratteristiche hardware, però diciamo che nella fascia di concorrenti, senza fare nomi, Galaxy S3 o HTC, abbiamo hardware molto simili, con velocità di clock del processore simile, memoria RAM uguale, quindi diciamo che siamo allineati alla miglior concorrenza. Il telefono è molto ben costruito, bello esteticamente e direi anche piuttosto sembra più piccolo di quello che è molto comodo da portare in giro. Il grosso vantaggio è il costo. Il telefono ad oggi ha un prezzo di listino intorno ai 529 euro. È possibile trovarlo anche un pochino meno, ma siamo nettamente staccati
dai telefoni che citavamo prima, che hanno prezzi di listino sensibilmente più alto. Non mi pare di notare un gap prestazionale degno di nota, anzi, direi che questo telefono, anche forse in alcune cose, dei valori aggiunti piuttosto interessanti. La parte estetica, come dicevo, è molto bella e è anche molto curata la parte di costruzione. Il sistema operativo mi pare girare molto bene, ben supportato dall'hardware, quindi mi pare che l'esperienza d'uso che regala questo telefono sia di prim'ordine. Vogliamo trovargli dei difetti? Come dicevo prima, c'è quell'aspetto dello scatto continuo nella macchina fotografica che è stato inserito, secondo me, in maniera un po' arruffata, diciamo. Si poteva farlo meglio, se no addirittura non metterlo neanche. Come ho già detto prima, non mi piacciono particolarmente questi tasti a sfioramento, faccio fatica a trovarli in maniera immediata. Mi pare che anche i problemi legati al browser siano stati abbastanza superati, quindi io direi che diamo un voto molto alto a questo LG, un telefono che sono sicuro farà contento chi deciderà di acquistarlo. Ringrazio in questo caso Stockhouse di Corso Sempione a Milano che ci ha messo a disposizione questo esemplare per la prova e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan.